Attesissimo il Consiglio Comunale di ieri, 21 maggio 2019, ad Agropoli, dove all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio, Massimo La Porta, aveva inserito in un secondo momento la richiesta dei consiglieri di minoranza Abate, Botticchio e Caccamo, ovvero la mozione di sfiducia al sindaco Adamo Coppola in riferimento agli ultimi accadimenti giudiziari che hanno coinvolto l'attività amministrativa svolta dallo stesso. Folta la presenza di pubblico presso l'aula consiliare e centinaia di spettatori a seguire la diretta Facebook, probabilmente per assistere al colpo di scena che non c'è stato. Chi è favorevole alla proposta di mozione presentata dai consiglieri Abate, Botticchio, Caccamo? Favorevoli. Abate. Botticchio e Caccamo. E Botticchio. Astenuti. Astenuto, sindaco. Astenuto Adamo Coppola. Contrari. Contrari gli altri. Adamo Coppola ha ricevuto la fiducia dei consiglieri di maggioranza che hanno respinto la mozione, annunciando di essere ancora più coesi tra loro. La denuncia è diventato lo strumento, unico strumento di battaglia politica. La denuncia. Ma se passa il concetto, io credo, consentitemi un breve ragionamento. Se io ho un sindaco che mi sta antipatico, faccio una denuncia legittima che arriva nelle sedi competenti. Le sedi competenti per legge obbligatoriamente devono acquisire gli atti che riguardano quella denuncia. Se a quel punto dovrebbero scattare automaticamente le dimissioni del sindaco, vorrebbe dire che basta fare una denuncia per far cadere un'amministrazione comunale. Siamo a questo livello. Allora diventa facile poi dopo. Io faccio la denuncia e il sindaco si deve dimettere. Ma la legge non prevede questo, come giustamente ricordavano i consiglieri comunali. La legge prevede tutt'altro. La conseguenza è che, giustamente, arrivano giustamente le indagini, perché io sono assolutamente sereno e, come ho detto nel primo intervento, sono tranquillo e sereno ed è importante che queste indagini vengano svolte nella totale tranquillità e serenità per dimostrare la totale estraneità da parte nostra. Ma quali sono le conseguenze? La prima conseguenza è la mortificazione personale. E anche io voglio raccontare chi sono, come lo ha raccontato lui. Se sapessero chi è Adamo Coppola, se lo sapessero. Adamo Coppola è nato a Polla da papà carabiniere. Io sono cresciuto in una caserma. Papà mi prendeva per mano e mi portava nella caserma a guardare i cani, perché era un carabiniere cinofilo a Polla. Io sono cresciuto in una caserma. Poi trasferito a Agropoli perché mio padre era di Agropoli e ho studiato con tante persone che sono qui. Ho fatto con loro le scuole elementari, le scuole medie, il liceo, l'università. Ho lavorato sempre, anche durante il periodo di studi, caro consigliere Caccamo. E voi mi conoscete, sapete chi sono. Intanto però, in questi giorni, i miei figli, i miei genitori, le persone che mi vogliono bene sono in grande pensiero per me, per tutto questo, a causa di tutto questo fango che ho ricevuto, in grande pensiero. E poi cos'altro ha portato? Ha portato un'immagine negativa della città, perché da quando si è seduto in questo consiglio, il consigliere Caccamo, ha cominciato un'azione, diciamo, di delegittimazione, di infangamento della sua città, nella logica moia Sansone con tutti i filistei. Ma secondo lei è bene che tutti i giorni escono queste accuse contro l'amministrazione? Qual è l'effetto? Poi lei mi parla di turismo, ma certamente non se ne parla bene. E l'azione del Consiglio Comunale non dovrebbe essere questa. Per non parlare poi della ulteriore conseguenza, perché oggi
Tutti gli atti che avevamo sono in una stanza qui dietro e quindi abbiamo un conseguente rischio di blocco dell'attività amministrativa. Tutto questo per cosa? Per dire che il sindaco, che voi mi conoscete tutti, che il sindaco è diventato un mafioso. Voglio soltanto ribadire la massima fiducia nei lavori della magistratura, voglio ribadire il ringraziamento ai consiglieri di maggioranza che hanno voluto ridarmi nuovamente fiducia. Grazie al voto di oggi, con nuovo vigore continueremo l'azione amministrativa, come abbiamo sempre fatto, nella legalità e nel rispetto delle leggi.